Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo a metà strada tra Trieste e Lubiana, nelle vicinanze di Postumia, più precisamente nella valle del Rio dei Gamberi, o in sloveno Rakov Skoča. Nel Rio dei Gamberi scorgono le acque che arrivano dal vicino lago di Cernica, il più grande lago sloveno. Il Rio dei Gamberi sgorga dalle grotte del Principe Ugo, per poi scomparire definitivamente 4 km più a valle, in un sifone delle grotte del Tessitore, proseguendo poi nei meandri carsici e collegandosi con un'ampia rete sotterranea. Queste sono le grotte del Principe Ugo, da dove incomincia la sua corsa il Rio dei Gamberi. E prosegue sotto l'arcata del Ponte Piccolo, che ora vediamo, per poi incanalarsi verso le altre grotte. Nei periodi di siccità, come in questo momento, il corso d'acqua diminuisce di portata, permettendo ai visitatori di camminare sul suo letto asciutto. Questa volta rocciosa prende il nome di Ponte Grande. Ha uno spessore di 23 metri, un'apertura di 19 e una larghezza di 48. Nei periodi di piena la volta viene completamente sommersa. Le acque proseguono per circa 300 metri, fra reti strapiombanti, fino all'imboccatura della Grotta del Tessitore, che adesso andiamo a visitare. Entriamo adesso in una cavità laterale, chiamata Finestra del Tessitore, che ci porterà all'interno dell'omonima grotta. Qui il Rio dei Gamberi termina la sua corsa di giro, creandosi un sifone, seguendo per 2 chilometri, con gallerie sommerse, ora in fase di esplorazione, per riapparire poi nella grotta di Pianina, dove si incontra con le acque di un altro fiume sotterraneo. Sei arrivato a questo punto del video, spero che ti sia piaciuto, e quindi metti un like e a presto. Ciao a tutti!